Ciao a tutti ragazzi, sono Hyde e prima di iniziare questo video voglio dirvi due o tre cose importanti. La prima è che voglio salutare e ringraziare tutte quelle persone che si sono iscritte in questi giorni al canale dopo avermi visto sul canale di Jack, che tra l'altro saluto. Niente, spero che questo canale vi piaccia e che i miei video inerenti alla magia e effetti vari vi piacciono. Un'altra cosa che volevo dire è il fatto che sto cercando di portare sul canale più video, quindi usciranno anche video ad esempio come questo, invece che magari effetti, per cercare di portare appunto più video sempre però inerenti alla magia. In più lunedì uscirà il mio nuovo effetto di mia invenzione, non vi dico nulla, non vi sto a spoilerare il nome, lo sanno solo quelli che sono iscritti nel canale di Telegram, perché a loro dico sempre qualcosa in anticipo e quindi se anche voi volete sapere cose prima o comunque essere aggiornati su tutto quello che riguarda il canale, vi invito ad andarvi a iscrivervi al canale di Telegram, lascio il link nella descrizione. Ma detto questo, iniziamo. Come avete visto, oggi faccio un video sui miei ultimi acquisti, perché sì, ultimamente ho comprato un po' di mazzi e in realtà molti mi sono stati anche regalati, quindi diciamo che sono gli ultimi mazzi ottenuti. E il primo mazzo che ho preso è questo qua, le Red Saturn, non so se li conoscete, ma sono davvero molto belle, scatolina molto bella. E niente, sono stato soddisfatto perché la qualità di queste carte è davvero ottima, è davvero buona, quindi ve le consiglio. Questo è il dorso, vi faccio vedere, sono davvero molto belle, davanti sono normali, cambiano leggermente le figure, il font di come sono fatte le figure e i colori, in generale sono uguali a carte standard, però hanno una qualità davvero buona e tutto sommato mi piacciono molto. Poi, rimanendo sempre in tema rosso, ho preso dopo tanto le NOC di Laura London e direi le NOC migliori prese per finora, si aprono sempre lateralmente come le V3, però dicevo migliori perché non sono fatte completamente di plastica, hanno una piccola percentuale di plastica ma che rende una qualità davvero davvero molto buona. Quindi niente, ve le consiglio, sono NOC davvero buone. Niente, davanti sono uguali a carte standard, come vedete l'unica cosa che cambia sono sempre un po' le figure. Dorso molto bello, mi piace così fine con anche questa riga nera che aggiunge quel tocco in più di classe, insomma molto buone, ve le consiglio anche queste. Poi un altro mazzo che mi sono deciso a prendere dopo un po' dalla sua uscita, me l'hanno consigliato in molti, è il mazzo di Xin Lin. Molto bello, molto buono, il portamazzo è un po' troppo tamarro per i miei gusti, però sono carte davvero ottime, qualità più o meno come le nocche che vi ho appena fatto vedere. Niente, sono carte insomma belle, c'è il Joker che è questo, che alla fine è Xin Lin, sono uguali due Joker, qualità ottima, davanti le carte, sempre le figure cambiano leggermente, sempre il colore delle figure, però tutto sommato sono simili a carte standard. Il retro, devo dirvi la verità, non mi piace molto, vi faccio vedere, non mi fa impazzire, non mi piace troppo, però sono carte di una buonissima qualità e niente, quindi in realtà consiglio anche queste, ve le sto consigliando tutte, ma insomma ho fatto acquisti di cui sono abbastanza soddisfatto. Bene, hanno iniziato a tagliare l'erba lì fuori, spero non si senta troppo, spero si senta di più la mia voce. Continuiamo. Allora, un altro mazzo che ho comprato e di cui mi sono innamorato subito perché hanno un design stupendo, soprattutto la figura del retro, sono delle Bicycle in realtà, ma le Bicycle Starlight Lunar. Faccio subito vedere perché sono magnifiche, perché il disegno dietro, questa luna, è stupenda. Cioè, secondo me è davvero uno dei design migliori, cioè dei disegni migliori mai visti. Tra l'altro sembra quasi che emetta luce propria, cioè sembra proprio luminosa di suo. E niente, qualità ovviamente della Bicycle, quindi carte molto morbide e belle. Ovviamente non le userò mai perché poi senza bordi le usi un po' si distruggono. Comunque è un mazzo davvero molto bello. Tra l'altro cambia anche davanti perché come vedete proprio sono tutte diverse, sono tutte piene di stelle, insomma hanno un design proprio. Quindi carte molto belle, ve le consiglio per collezione, insomma proprio per avere questo disegno perché è forse uno dei miei preferiti di tutte le carte che ho. L'ultimo mazzo che ho comprato è un mazzo che avevo già visto in passato ma non l'avevo comprato perché sostanzialmente non mi piaceva, non mi ispirava, e sono queste qua, le Bomber, perché semplicemente pensavo che i dorsi fossero tutti fatti così sbrilluccicosi, quindi non mi sarebbero piaciute. Poi invece me le hanno suggerite e mi hanno detto che non erano così ed effettivamente il retro è molto più bello, molto più fine di questo azzurro, mi piacciono molto, tra l'altro una qualità davvero molto buona e niente, sono contento anche di questo acquisto. Ve le consiglio, cambiano anche leggermente davanti, hanno tipo un design più fine, nel senso più piccolo, sottile, non so come spiegare. Comunque la qualità è davvero buona, il design mi piace, anche questo è un mazzo che mi sento di suggerirvi perché è buono anche questo.
Un ultimo mazzo che tra l'altro mi è stato regalato proprio così alla brutta da Jack, che al raduno, perché lui ne ha tantissimi, è un mazzo di Phoenix, Casino Quality, delle carte davvero buone che sono un ottimo sostituto alle carte che magari vengono usate per fare magia in pubblico, quindi ad esempio delle Bicycle Standard, sono molto buone, se avrò la possibilità ne comprerò altre perché mi trovo davvero bene. E vi consiglio anche queste se avete la possibilità di prendere, sono davvero molto molto buone. Ok, direi che posso concludere qua il video, questi sono i miei ultimi acquisti barra regali delle ultime settimane. Niente, ancora un grazie a tutti quelli che si sono iscritti ultimamente, comunque anche a quelli che ci sono sempre stati, e ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!